Nel 1796 a Vicenza c'era un cospicuo gruppo filo-francese, tanto che la Repubblica Serenissima aveva fatto una lista di ben 41 sospetti, con vari nobili, per esempio i fratelli Vissari, i conti Muzzani, con borghesi, con professionisti, con intellettuali. Ricordo l'avvocato Giovanni Scola, che era redattore del giornale Enciclopedico. E questo giornale enciclopedico era arrivato a Vicenza nel 1777 e lo dirigeva Elisabetta Caminer Turra. Ma c'erano anche dei religiosi, per esempio l'abate Giovanni Carducci Velo. Tutta questa gente si definiva patrioti. Abbiamo allora il primo periodo di governo francese, la municipalità provvisoria che va dal 1797 al 1798. La sera del 26 aprile 1797 i veneziani abbandonarono Vicenza. L'ultimo capitano, Girolamo Barbaro, abbandona la città. E il 27 aprile 1797 il generale Lahaud occupava Vicenza e i patrioti proclamano subito una municipalità democratica provvisoria con un elenco di 34 membri. Il 28 aprile dichiararono decaduto il Consiglio Nobile Cittadino e fecero approvare il loro operato con gli evviva di pochi, come scrive un cronista dell'epoca, birichini di piazza, fatti appositamente convenire. I primi presidenti di questo comitato provvisorio, di questa municipalità democratica, furono il conte Brunoro Muzzani, l'avvocato Giovanni Scola e un possidente che era Filippo Ciron. I primi decreti di questi municipalisti abolirono i titoli, stemmi, diplomi, simboli, compreso anche il leone di San Marco. Il 7 maggio 1797 fu piantato in Piazza dei Signori l'albero della libertà e all'ombra dell'albero della libertà fu elevata anche la ghigliottina. I veri democratici di Vicenza pretesero libere elezioni e strapparono questa decisione alla municipalità provvisoria in una tumultuosa seduta in comune il 3 giugno del 1797. Ma tutto fu vanificato da un decreto di Napoleone Bonaparte del 1 luglio che ristrutturava i territori della cessata Repubblica di Venezia e li divideva in 7 distretti, unendo il Bassanese a Vicenza. Quindi abbiamo un governo centrale vicentino-bassanese di 23 membri scelti dagli occupanti francesi, in concreto era il generale Joubert che li aveva scelti. I giacobini vicentini fondarono addirittura un club patriottico che si raccoglieva nell'Accademia Olimpica per istruire il popolo ai diritti di libertà e di uguaglianza. La città fu inondata di stampe che mostravano nessun rispetto delle tradizioni religiose e morali venete. Dobbiamo dire che in materia religiosa probabilmente i municipalisti vicentini erano i sentimenti più moderati ed erano forse fautori di una politica prudente nei confronti della Chiesa. Anzi, qualcuno addirittura propugnava una politica filo-ecclesiastica per conquistare anche il clero alle nuove idee. Il 28 aprile il governo cittadino invia al vescovo Pietro Marco Zaguri una lettera dove affermava rispetto della religione, ma la democrazia rivoluzionaria era sicuramente antireligiosa. Fecero una serie di riforme, ma noi guardiamo solo quello che concerne la Chiesa. Intanto chi era vescovo in quel frangente? Era Pietro Marco Zaguri, nobile veneziano, laureato in Utroque Iure a Bologna, che aveva studiato a Roma teologia, ordinato prete nel 1777 e divenuto poi vescovo di Ceneda, oggi si chiama Vittorio Veneto. Arriva a Vicenza nel 1786, in questa città dal forte sapore illuministico. Come vi dicevo, la municipalità provvisoria dice al vescovo che sarebbero stati rispettati i valori della religione, ma possiamo dire,
pretesero che il vescovo Zagurio, meglio viene chiamato cittadino vescovo, tranquillizzasse i fedeli con una lettera pastorale. E, diciamo, il vescovo accondiscese, fu costretto ad accondiscendere alla richiesta, ma la municipalità, non soddisfatta del primo testo che aveva stilato il vescovo, lo spinse a redigerne un secondo, più convincente. In quei mesi il vescovo non poté opporsi alla requisizione di chiese e monasteri, diventati caserme, ospedali o magazzini, né tantomeno al furto delle argenterie. Consultò la Santa Sede in merito alle norme propugnate da questa municipalità provvisoria per l'elezione democratica dei parroci e, possiamo dire, gli fu disposto di acconsentire, salvo casi di individuo del tutto indegni. Dopo il trattato di Campo Formio, vide con favore l'arrivo degli austriaci il vescovo Zaguri, che salutò come liberatori, celebrando in cattedrale un triduo di ringraziamento per l'arrivo del nuovo governatore. Ma di lì a poco ci sarà la seconda dominazione francese dal 1805 e Zaguri dovette rassegnarsi a subire le imposizioni, la spoliazione dei beni ecclesiastici, costretto a giurare fedeltà a Napoleone. Nel 1808 cercò di adattarsi a questa situazione drammatica, in questa situazione che era del nuovo Regno d'Italia, che disciplinava i benefici ecclesiastici, le nomine dei parroci, obbligava il giuramento di fedeltà al governo napoleonico. Dovette approvare il catechismo napoleonico nonostante la disapprovazione della Santa Sede. Accettò con deboli proteste, e che poteva fare quest'uomo, no? La riduzione e la concentrazione delle parrocchie, lo scioglimento di tutti i conventi. Io credo che sia andato veramente nella pace del Signore nel 1810, dopo questa vita assolutamente tormentata. Ma torniamo alla nostra municipalità provvisoria, che vedeva come presidente Giacomo Breganze, che nonostante tutte le rassicurazioni date al vescovo Zaguri, diede l'avvio all'opera di eversione delle proprietà ecclesiastiche con il proclama del 26 ottobre 1797. Vengono soppressi i conventi, i primi, inizio di un piano per sopprimere tutti gli ordini religiosi. Furono occupati il seminario, il convento delle Benedettine di San Silvestro, cacciate le Clarisse da Araceli e da San Francesco Nuovo, le Agostiniane da Santa Maria Nova, cacciate i Carmelitani dai Santi Filippo e Giacomo, i Carmini, i minori da San Lorenzo, che viene trasformato in un magazzino militare, San Biagio Nuovo vede cacciati i Francescani, come i Riformati da San Giuseppe, e tutte le chiese degli ordini monastici furono destinate a emergenze di carattere militare. In più si vieta ogni tipo di lascito testamentario a favore degli ordini religiosi. Viene sequestrata dalle chiese di Vicenza del territorio tutto l'argento e l'oro. Pensiamo, c'era una statua d'argento di San Gaetano nella chiesa di Santo Stefano. Grandi opere di artigianato e oreficeria delle chiese, tutte queste grandi opere vengono confiscate, fuse. Fu fuso il gioiello di Vicenza, opera del Palladio. Oro e argento furono ridotti in verghe e spediti in Francia in una quantità notevolissima. Impose poi questa legge del 26 ottobre 1797 anche un battistero per ogni parrocchia della città. Finora l'unico battistero era quello della cattedrale. Stabilirono poi il principio, sul modello francese, della eleggibilità dei parroci grazie alla votazione del clero e del popolo. Abbiamo poi che viene sospesa la vestizione dei religiosi, sia maschile che femminile. C'è una legge che trasferirà i cimiteri poi fuori anche dai luoghi abitati. Ultimo, viene soppresso il Tribunale dell'Inquisizione, che aveva sede a Santa Corona. Non era poco per dire che questa municipalità provvisoria era favorevole alla Chiesa.
Il 10 novembre del 1797 fu resa nota a Vicenza la pace di Campoformio, che vendeva il Veneto all'Austria. I francesi lasciarono un ricordo di ruberie, di pesanti tributi, di sequestri, di violenze, di requisizioni, di tante infamie. Scriveva il parroco di Castelvecchio in quel di Valdagno: «Hanno ordinato i barbari e i nemici della Chiesa Santa di Dio che ognuno portasse coccarda di sua indivisa, perfino di preti, frati e vescovi, con pena a chi mancasse di portare la coccarda di troni 24. Rovesciarono l'anno e i mesi, introdussero il calendario repubblicano. Questi ladri chiamavano l'Italia regenerata mentre era l'Italia rovinata. Le rovine, gli scandali, la corruzione, le false dottrine, i mali portati e lasciati da questi distruttori della Chiesa e della religione cristiana sono infiniti». Ma abbiamo anche un'altra testimonianza che posso anche leggere. Dopo una rapida avanzata, i soldati francesi alle ore 15 dell'8 settembre 1796 entrano a Bassano dalla Porta delle Grazie, mentre Napoleone entrava dalla Contrada del Sole. Si impadronirono di tutto quello che c'era. Ma questi soldati francesi arrivati a Bassano rivelarono la loro spregevole natura macchiandosi di ogni tipo di crimine, come riporta un cronista bassanese dell'epoca. Leggiamo: «Mi si gela per anche il sangue nel richiamarmi a memoria le crudeltà senza esempio con cui l'8 di settembre derubarono tutti i miei miseri contadini. Scaricavano in aria i fucili per cacciarli in fuga, indi scagliandosi nelle abbandonate case rapiscono il meglio e il resto distruggevano. In tutti i palazzi vicini, dopo che ne fecero a loro capriccio lo spoglio, ruppero le vetrate, gli armari, le statue. Dopo l'intero sacco, abbruciarono le porte, le finestre. Dopo aver bevuto a crepapelle il vino, perché non ne restassero avanzi, fracassarono le botti, tutto spargendo per le cantine. E non furono nemmeno gli ufficiali, che ospiti delle famiglie signorili, si fecero scrupolo a rubare gioielli, quadri, libri preziosi, come fece il generale Massena a Villa Rezzonico. A Mussolente, il fattore di casa Soderini e quattro contadini furono fucilati per aver difeso i loro pochi averi e l'onore delle loro donne sparando su un picchetto francese. Per citare uno delle decine di episodi di angherie subite dalla popolazione per mano delle truppe napoleoniche: liberté, égalité, fraternité. Certo, come no, scriveva questo autore. Ovviamente tutti questi provvedimenti furono allaudati dall'autorità austriaca il 23 febbraio 1798, quando il generale Krai, nel palazzo Cordellina, davanti a un altare provvisorio con il crocifisso, faceva fare il giuramento di fedeltà all'imperatore d'Austria, al vescovo, ai canonici, ai parroci, ai vicari foranei. Il 31 maggio di quell'anno 1798 l'imperatore d'Austria ripristinava l'ordinamento ecclesiastico e ridonava in parte i conventi ai religiosi. Ripresero le lezioni nei seminari, i religiosi tentavano di tornare ai loro conventi, ma abbiamo avuto cattive annate, miseria, carestia, ma soprattutto di lì a poco sarebbero ritornati i francesi. E abbiamo così la seconda dominazione francese dal 1805 al 1815, ma dovremmo dire che prima del 1805 i francesi erano sempre alle porte, e dopo la battaglia di Marengo del 14 giugno 1800 tornarono a occupare di nuovo il Vicentino. Ricomparve la municipalità democratica subito, fino alla pace di Lunéville il 9 febbraio 1801, che riportava poi questa pace del 1801 Vicenza e il Veneto in mano austriaca. 1805, nuova guerra con Napoleone, e vennero requisiti in questa guerra dagli austriaci, stavolta conventi,
mentre per i soldati, mentre il seminario fu trasformato in ospedale per i feriti. Il vescovo Zaguri così descrive la situazione cui fu sottoposta Vicenza la notte del 3-4 novembre 1805, quando fu riconquistata dai francesi. Sentite cosa scrive Zaguri. Noi siamo vivi per miracolo. La Vergine di Monteberico ci ha protetti. L'orrore della giornata di domenica non è spiegabile. Una semibattaglia cominciata alla porta di Castello e quindi al Vescovado, al Duomo, al Seminario, al Corso. Una pioggia continua di bombe e palle infuocate che, spezzatesi sui tetti e sulle camere, facevano stragi e accendevano fuoco senza che vi fosse chi osasse andare ad estinguerlo. Il convento dei Cappuccini, fuori porta Santa Croce, tutto incendiato, non più esiste. Una bomba si spaccò in mezzo alla corte del Vescovado, una fulminò il tetto e venne nella camera vicina, ove io, convalescente sul letto, stavo. Una in sala, una nella camera di conversazione, una nel fienile. Dopo due ore vollero trarmi fuori di camera, mentre io non voleva, e mi condussero in un camerino a volte ove vennero tutti. Là si passarono due o tre ore pregando finché a Dio piacque e alla carità e discrezione dei vittoriosi di contentarsi di entrare in città la mattina del lunedì. È il 4 novembre 1805. Allora, diciamo 4 novembre 1805, ma già nel gennaio 1806 abbiamo una serie di provvedimenti per attuare le riforme di Napoleone, imperatore ormai, nel nuovo Regno d'Italia. Napoleone si proponeva di eliminare monasteri, confraternite, in quanto detentori di ampi possedimenti e sostenitori di forma di religiosità spontanea, pensiamo le confraternite, poco inclini a irrigimentarsi sul suo piano di razionalizzazione amministrativa. La dominazione napoleonica nelle città venete annesse al Regno d'Italia nel 1806 ebbe conseguenze disastrose per la conservazione del patrimonio artistico esistente nel mondo ecclesiastico. Anche a Vicenza, la soppressione di chiese e dei conventi e il conseguente indemaniamento dei relativi beni attuati dal governo napoleonico con estrema decisione dal 1806 al 1810 produssero un'eversione radicale del ricco patrimonio d'arte che nel corso dei secoli era venuto a sedimentarsi nelle chiese, nei conventi, nelle sedi delle confraternite, modificando in maniera irreparabile la fisionomia del territorio vicentino. Furono catalogati, comincio dal più basso e andiamo su, i beni denominati d'uso comune, come armadietti, careghe, casse, panche, vetri, maioliche, piccoli quadri. Tutto andò venduto all'asta, per trattativa privata, disperso. Gli argenti e i preziosi, secondo giro, facilmente convertibili in denaro, rappresentarono la fetta più remunerativa del ricco patrimonio incamerato. Gli argenti vicentini furono inviati alla zecca di Milano in tre convogli diversi. Il primo, estate del 1806. Altri due l'anno seguente, 1807, uno a Milano e l'altro alla direzione demaniale dell'Adige. Gli effetti di scarso valore venduti all'asta, trattativa privata, dispersi. I libri e i manoscritti di maggior pregio, scelti dalla direzione generale della pubblica istruzione, erano destinati a Milano. A Padova venne istituito un deposito generale dove sarebbero confluiti i libri e i manoscritti dei conventi veneti. Lì, a Padova, 1806, arrivarono le biblioteche dei conventuali di San Lorenzo, dei teatini di San Gaetano, dei benedettini di San Felice, più di 6.000 opere.
Nel 1810 furono requisite le biblioteche di Santa Corona, Monteberico, San Girolamo, San Giuseppe, San Giuliano, dei Filippini. Tutto andò disperso. Ci fu un uomo amante della cultura delle Assami che a un certo punto, vedendo 11 manoscritti di Santa Corona, li fece arrivare in Bertoliana, dove si trovano anche oggi. Il patrimonio pittorico subì una pesante manomissione. L'ordinanza del 15 giugno del 1806 stabiliva: i quadri che si trovano nelle chiese, nei conventi soppressi, non sono destinati a essere venduti. Tutti debbono essere posti a disposizione del demanio e poi alla scelta del Ministero dell'Interno. Quelli che non siano per occorrere per la Galleria di Brera saranno rimessi nel Dipartimento in quella proporzione e con quella distribuzione che sarà trovata più conveniente. Si salvarono le opere selezionate per la corona, cioè destinate ai palazzi imperiali, per le residenze reali di Milano e Venezia, per le costituende pinacoteche accademiche. Le opere scartate da questi posti furono alienate dallo stesso demanio per vie diverse, incontrollate, e sparirono. Da Vicenza furono destinati alla corona 7 dipinti, 3 nel 1808, di questi 2 sono dispersi, 30 quadri destinati alla corona del 1810, di questi 13 sono oggi soltanto reperibili. Ricordo solo la cena di Papa Gregorio Magno del Veronese a Monteberico, che ritornò a Vicenza con gli austriaci. Madonna con Bambino, Sant'Andrea, Santa Monica e San Sigismondo di Bartolomeo Montagna, che era a San Michele, ora è a Brera. Dalla chiesa delle Dimesse di Santa Maria Nuova, 2 quadri del Lazzarini, Natività di Maria e Morte di Maria, andarono a Milano e oggi sono nella chiesa di Vedano, in deposito dal 1815. La Cacciata degli Angeli Ribelli di Francesco Maffei e Il Giudizio Universale di Giulio Carpioni da San Michele sono ora al Seminario Arcivescovile di Milano. Della Pala Beata Vergine col Bambino ai Santi Gottardo e Giobbe di Bartolomeo Montagna nella chiesa di Santa Croce arrivò a Brera, ora è dispersa. Resta il fatto che dei dipinti più importanti andati via da Vicenza, oggi ben 10 risultano dispersi e 6 decisamente perduti. Il nuovo governo nominato dal generale Masseno e dal viceré Eugenio Beornè rimise in atto le riforme del 1797 contro la Chiesa, aggravandole. Abbiamo una serie di circolari del ministro del culto Giovanni Bovara che investe tutti gli aspetti della vita religiosa. Le nomine ecclesiastiche democratiche, cioè fatte dal popolo per qualsiasi tipo di beneficio. Abolizione dei tribunali ecclesiastici. Obbligatorio il matrimonio civile per una popolazione che non aveva neanche il concetto. Il vescovo Zavuri dovrà scrivere una lettera spiegando ai cittadini cosa dovevano fare, che non sapevano neanche cosa fare. Lotta per la riduzione dei conventi, negando l'esistenza ai religiosi e alle religiose. Tutti i conventi vengono soppressi. Le parrocchie della città e della periferia erano 15 e furono ridotte a 10. Abbiamo poi delle chiese che vengono, dei religiosi che diventano parrocchie con un trasferimento. Per esempio la parrocchia di San Marco fu trasferita nella chiesa di San Girolamo. Infatti oggi si chiama San Marco in San Girolamo degli Scalzi. Santa Croce dei Crociferi è trasferita ai Carmini. San Silvestro a Santa Caterina, che era delle Agostiniane, e via di seguito. Soppressione di tutte le confraternite e di tutte le corporazioni religiose. Istituzione poi in città del Monte Napoleone per la gestione dei beni incamerati alle corporazioni religiose per la pubblica assistenza, poi diventerà la Congregazione della Carità. Istituzione di fabbricerie
per la gestione dei beni della Chiesa e dei benefici. L'ex convento di San Rocco fu trasformato in brefotrofio. Nel convento delle Benedettine di San Pietro fu creata una casa di riposo. A Vicenza, la soppressione degli ordini religiosi interessò 592 religiosi in una cittadina che aveva neanche 20.000 abitanti. 152 religiosi preti, 74 laici professi, 212 monache, 154 converse. Furono drammatiche le vicende di questi religiosi. Il vescovo Zaguri li cercò di assimilare nel clero diocesano, ma soprattutto delle monache. Le monache non potevano tornare alle loro famiglie, sarebbero state un peso. E quindi queste povere donne si sono riunite in piccoli gruppetti, affittando appartamenti miseri e cercando di continuare la loro vita religiosa. Spaventosa fu la dispersione del patrimonio artistico, librario, archivistico delle chiese e dei conventi secolarizzati. Pensate quante chiese sono demolite con la soppressione napoleonica. La chiesa di Sant'Andrea, la chiesa di Sant'Antonio Abate, che era vicino al campanile del Duomo, era l'ospedale del Duomo, la chiesa dei Santi Apostoli, che era una parrocchiale, San Biagio Vecchio, la chiesa del Corpus Domini, la chiesa dei Santi Eleuterio e Barbaro, che era una parrocchia vicino a Piazza dei Signori, San Francesco Nuovo, San Francesco Vecchio, San Giovanni Battista, San Gottardo, che era un altro ospedale qui in Piazza del Duomo, San Giuseppe, San Marco, che era una parrocchiale, Santa Maria degli Angeli, così si chiama il Ponte degli Angeli perché era lì vicino a questa chiesa, Santa Maria del Soccorso, Santa Maria delle Dimesse, Santa Maria del Rosario. E devastante fu la distruzione della chiesa di San Michele, una delle chiese più belle della città di Vicenza. Provate a vedere San Lorenzo di adesso, era molto simile alla chiesa di San Michele che venne rasa nel suolo. Abbiamo poi chiese secolarizzate durante la dominazione napoleonica. San Biagio Nuovo, che viene trasformato in carcere. San Bovo, che poi verrà distrutta. Santa Caterina verrà ricomprata dai cristiani. San Cristoforo, distrutta. I Santi Faustino e Giovita, oggi è il cinema Odeon. San Giorgio al Lazzaretto, è la chiesa di San Giorgio in Gonia che viene ricomprata. San Lorenzo, che è una chiesa di proprietà comunale. Santa Maria Nova, una caserma. Santa Maria Maddalena, sono le Maddalene, proprietà del comune. San Nicolò di Olmo, ricomprata. Santa Corona, del comune. San Valentino, privata, fuori di Porta Castello. San Giuliano, ora la chiesa dell'Istituto Trento. Ma potremmo aggiungere a queste la chiesa di San Lorenzo, che è proprietà del comune, Santa Maria in Foro dei Servi, proprietà del comune, San Giacomo, proprietà del comune, Santi Ambrogio Bellino, sempre del comune, Santa Maria di Monteberico, che è proprietà del comune, Santo Stefano, in parte proprietà del comune, San Rocco, proprietà del comune della provincia. Ed è la devastazione dell'architettura delle chiese in città di Vicenza. A tutto questo aggiungo anche la dispersione degli archivi antichissimi degli ordini religiosi e delle confraternite. Ricordo che Napoleone aveva un'idea, un'impresa titanica, di riunire a Parigi gli archivi più importanti dei paesi annessi. Non riuscì a far partire l'archivio di Stato di Venezia, per fortuna. Ma questa idea era legata alla consapevolezza che chi possiede gli archivi possiede la storia. Se noi vogliamo trovare gli archivi degli ordini religiosi maschili e femminili, delle confraternite o delle scuole, dobbiamo andare all'archivio di Stato di Vicenza. Abbiamo ancora tutti questi archivi, pensate, no? Portati lì con i decreti del 28 luglio 1806, 25 aprile 1805. È un totale di buste e volumi che sono 4.863. Abbiamo portati lì in archivio di Stato 29.024 pergamene. E tutta questa documentazione va dal 1004 al 1775.
Un nucleo archivistico lo abbiamo anche nella Biblioteca Bertoliana, perché nel 1865 pervenne lì gli atti delle corporazioni religiose e laicali soppresse nel periodo napoleonico. Tutto questo in città di Vicenza. Ci sarebbe poi da seguire tutta la vicenda legata alla diocesi, che è una delle più vaste d'Italia, ma credo che questo che ho presentato per Vicenza ci basti. All'alba del 5 novembre 1813 gli austriaci rientrarono a Vicenza, iniziando la seconda dominazione austriaca tra grandi feste, Tedeum di ringraziamento. La città di Vicenza, siamo 1813, dal 1810 era senza vescovo. E bisognerà aspettare il 1818 perché dopo 8 anni arrivasse il nuovo vescovo Giovanni Maria Peruzzi. 1816 Vicenza fu inquadrata nel Lombardo-Veneto e la sua provincia comprendeva Bassano, Cittadella, Lonigo, Noventa. Fu istituita a Vicenza la delegazione provinciale austriaca e il primo delegato fu Marco Antonio Pasqualigo e cominciava così la seconda dominazione austriaca.